Oggi siamo a Buscate, in provincia di Milano, per un intervento particolare su un cedro monumentale che una quindicina di anni fa è stato colpito da un fulmine che lo ha gravemente danneggiato. L'intervento verrà effettuato da arboricoltori professionisti in possesso anche di una certificazione europea e consiste nel alleggerire la chioma appunto dal suo peso e anche eseguire degli interventi di consolidamento per evitare che il fusto danneggiato o anche le branche primarie si possano spezzare. Praticamente cos'è che andremo a fare? La pianta è una pianta di circa 140 anni. Ha un'energia incredibile, nel senso che nonostante l'età e il danno subito ha veramente tanta vegetazione in ogni parte della chioma. Noi andremo semplicemente a cercare di addomesticare la sua voglia di ricreare rami. Ovviamente la pianta non sa che questa sua voglia di creare superficie fotosintetica la può danneggiare dal punto di vista meccanico, quindi noi andremo a cercare di alleggerire le parti che lei ha appesantito in maniera esagerata per cercare di prolungare il più possibile la sua integrità nella sua forma e architettura. Quello che ci conforta è che la pianta è veramente piena di energia e l'aiuteremo anche meccanicamente con questi cavi di consolidamento, come spiegava Andrea, e con delle fasce che tengono insieme la crepa che il fulmine ha creato, noi crediamo 15-18 anni fa, quindi siamo fiduciosi sulla riuscita dell'intervento.